Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale, un saluto alla vostra Alessandro e benvenuti finalmente alla recensione completa di Oppo A52, finalmente perché è il classico smartphone vorrei ma non posso. Ho voluto testare una settimana in più, ma comunque non sono riuscito a tirare fuori degli scatti ottimi e per quanto concerne il video non ci siamo proprio. Qualche problemino di ricezione, alle volte va via il segnale, improvvisamente dopo alcuni secondi torna. Una cosa che mi fa storcere il naso, anche perché secondo me Oppo con questo smartphone non ha fatto centro. Altri bug da migliorare anche nell'utilizzo quotidiano, pur avendo una bella scheda tecnica e a bordo uno Snapdragon 665. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Vi mando la sigla e cominciamo subito la recensione. Iniziamo la recensione Oppo A52, una bellissima colorazione, sembra addirittura di avere tra le mani uno smartphone in vetro, anche se non lo è. Totalmente in policarbonato, dimensioni 162x75.5 e uno spessore di 8.9, un peso complessivo di 192 grammi, si tiene bene in mano, è abbastanza stretto e l'usabilità a una mano non è per niente difficoltosa. Su in alto troviamo le quattro fotocamere con il doppio flash a LED. Come vedete non abbiamo nessun sensore di impronte digitali, perché questo smartphone lo ha implementato nel tasto di accensione qui sulla parte destra. Tornando a noi, posteriormente quattro le fotocamere, sensore principale da 12 megapixel con un'apertura focale da 1.7, zoom massimo 5x HDR, registra video in 4K a 30 frame per secondo, slow motion 120 fps, seconda fotocamera da 8 megapixel, grandangolare 119 gradi, apertura 2.2, terza e quarta fotocamere, siamo sempre sulle due fotocamere inutili, 2 megapixel, apertura focale entrambe 2.4. Come vi dicevo, pulsanti di accensione e spegnimento sulla parte destra con sensore di impronte digitali, devo dire molto reattivo, vi farò vedere a breve. Parte bassa altoparlante di sistema in stereo, poiché l'audio di questo smartphone fuoriesce anche dalla capsula auricolare. Type-C per la ricarica, microfono per le chiamate, jack per le cuffie, parte sinistra bilanciere del volume, carrellino triplo, quindi possibilità di inserire due SIM entrambe in 4G più un SD sino ad un massimo di 256 GB. Parte alta non troviamo nulla e vi vado a sbloccare lo smartphone con l'impronta digitale. Vedete, sotto questo aspetto è veramente tanto reattivo. Vi faccio vedere anche lo sblocco facciale, uno swipe verso l'alto e lo smartphone si sblocca sempre e comunque molto bene, leggermente più lento ma comunque abbastanza affidabile. Sul frontale, come vedete, un display da 6,5 pollici in Full HD Plus 2340x1080 pixel, 60 Hertz, un rapporto di 20 noni, 480 nits. Sulla parte in alto a sinistra, lo avvicino alla cam, punch hole con fotocamera frontale da 16 megapixel, gira video 1080p, apertura focale da 2.0. A pilotare lo smartphone troviamo un Qualcomm Snapdragon 665 octa-core 2,2 GHz a 64 bit, GPU Adreno 610, 4 GB di RAM, NVDDR4X, 64 GB di storage interno, memoria UFS 2.1, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB Type-C, OTG, NFC, batteria 5000 mAh, ricarica rapida 18W 3.0. Completo anche sotto di vista dei sensori, GPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, bussola digitale, accelerometro, giroscopio, prossimità, luce ambientale, lettore di impronte digitale, FSD. A bordo troviamo la ColorOS 7.1, Android 10 e andiamo a vedere le info sul telefono. Android 10, come vedete, Snapdragon 665, però patch di sicurezza ancora ferme a giugno 2020. Ai Oppo con gli aggiornamenti è sempre stra in ritardo. Non capisco la motivazione, ma essendo Realme stessa casa di Oppo, gli aggiornamenti
su Realme arrivano sempre e comunque mensilmente. Da migliorare sotto questo aspetto, vi ricordo, certificazione Netflix, mentre su Amazon Prime non è stata riconosciuta, quindi ancora contenuti visionati in SD. Proviamo una chiamata al servizio clienti Iliad, vi faccio ascoltare l'audio in viva voce. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete potrai essere soggetto a... Vi ho detto che l'audio di questo smartphone è in stereo, quindi ovviamente voi direte, tappando la parte bassa si dovrebbe sentire la parte alta, ma questo non accade durante le chiamate. Chissà, misteri di Oppo, visto che siamo in tema, andiamo ad ascoltare l'audio e vediamo anche come si comporta questo display. Un audio per Oppo A52 molto buono, non è altissimo, però c'è presenza di bassi. Gli altri alle volte sono un po' sparati in base alla canzone o a quello che stiamo ascoltando, però comunque sia un voto complessivo da 8 e un voto per il display, anche questo da 8, perché è veramente molto bello, anche se sotto la luce del sole, come vi dicevo prima, ho avuto qualche piccola difficoltà. Vi vado a far vedere degli screenshot sull'andamento della batteria, partendo da un 100%, vediamo di seguito 8 ore 37, 8 e 42, terza giornata, durata favolosa, 10 ore 35, ma non è detta l'ultima parola, 9 ore e 28 e così via, 9 ore 23, 9 e 21, 8 e 25, 8 e 50. In quanto alla durata della batteria, sì, ci siamo più o meno. Io ho testato con degli screenshot l'andamento di una settimana con un utilizzo stress e stavo per dire, ma forse questo smartphone riesce a sorpassare Xiaomi in quanto smartphone con 5000 mAh di fascia al di sotto dei 200 euro, e invece mi sbagliavo, perché sono arrivato alle 2 settimane e questo smartphone ha iniziato a calare la durata sino ad arrivare a 6 ore di schermo acceso. Passate anche le 2 settimane, sono arrivato in quest'ultima settimana ad arrivare a 4 ore e mezzo, 5. Non so se il motivo sia anche perché siamo fermi alle patch di giugno, però fatto sta che una batteria da 5000 mAh che si comporta in questo modo non lo accetto, anche perché essendo uno smartphone nuovo queste cose non dovrebbero accadere. Quindi, detto questo, andiamo finalmente a parlare di reparto fotocamera per questo smartphone e vediamo anche i video. Partendo da quella principale da 12 megapixel che, ripeto, ha un'apertura focale da 1.7, ma in quanto a catturare la luce non ci siamo proprio. Le foto non vengono male, ma neanche bellissime. I dettagli sì, ci sono, ma i colori non sono mai reali al 100%. Tendono ad essere molto vividi per ingannare l'occhio e quindi sembra donare una bella impressione, ma in sostanza siamo sulla sufficienza e quindi foto buone per i social, ma non di più. Macro che scontornano bene i soggetti ravvicinati, con dettagli e contrasto ben visibili, però sempre poca luce. Grandangolare non è il massimo, ma comunque vale lo stesso discorso della cam principale. Di notte, con forte presenza di luce, riesce a riprodurre delle foto quasi sufficienti, mettendo a fuoco al centro della scena, sfocando non tanto bene e forte rumore man mano che ci si allontana dal centro. Foto alla luna, modalità notte, buio totale, molto molto rumore. Ultima foto ad un cocktail, sempre rumore. Si distacca leggermente dalle altre foto solamente per i colori, ma del resto messa a fuoco inesistente, niente contrasto e tanto tanto da migliorare. Nei video vale lo stesso discorso delle foto, non cattura la luce pur avendo un sensore da 1.7, zero stabilità, i colori non vengono riprodotti come nella realtà e sembra sempre di essere in una giornata uggiosa, ma al contrario, quando ho girato il video test era una giornata soleggiata con 35 gradi e tanta, ma tanta luce. Scatti selfie migliori rispetto alla posteriore, scontorna meglio, i dettagli e il contrasto sono più qualitativi e i colori più ravvicinati alla realtà, ma siamo sempre sulla sufficienza e buoni per i social. Nelle riprese video con cam frontale i colori sono più accesi, dettagli ci sono,
In base all'esposizione solare otteniamo dei video decenti, ma sempre senza alcuna stabilità. Nel gaming, tempo di avvio di Ray Tracing in circa 27 secondi, grafica molto fluida, buoni sensori, nessun problema online, qualche imperfezione nei dettagli, ma grazie allo Snapdragon 665 otteniamo una buona esperienza gaming. Vediamo come si comporta nei social. Vado ad aprire Facebook, tempo di caricamento buono per la fascia di prezzo in cui si colloca e ripeto, ho provato vari dispositivi, anzi tanti dispositivi con Snapdragon 665 e nei social è veramente ben reattivo. Vi apro Instagram, anche qui qualche secondo in più per il caricamento, ma comunque si comporta veramente bene e possiamo interagire benissimo anche creando una storia. Come vedete è abbastanza fluido. Gestore delle pagine, e qui vediamo quanto tempo impiega su questo Oppo a caricare le immagini. Effettivamente ben equilibrato anche sotto il gestore delle pagine. In più con questo smartphone ho pubblicato vari post, come del resto faccio sempre con tutti gli altri smartphone, ma impiega meno tempo e non ho problemi ad interagire all'interno dell'applicazione. Vi ho detto tutto per quel che riguarda questo Oppo A52. Sì, ci sono tante piccole cose da migliorare a partire dai video. Siamo alla conclusione di questa recensione completa per Oppo A52. È uno smartphone un po' sì, un po' no, però io da uno smartphone con questo prezzo pretendo di avere almeno un reparto fotografico all'altezza del suo prezzo. Sulla durata della batteria avete visto, c'è un qualcosa da migliorare, ma soprattutto patch non aggiornate. Siamo a settembre e questo è fermo ancora a giugno. 3 mesi di ritardo. Purtroppo da Oppo non me lo aspettavo e pensavo fosse uno smartphone un po' più competitivo. Per chi è interessato lascio il link qui sotto in descrizione per poterlo acquistare. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina per le notifiche, seguiteci sui nostri social Instagram, Facebook e Telegram, perché delle volte pubblichiamo dei link con delle offerte abbastanza vantaggiose. Vi ho detto tutto e quindi non vi resta altro che continuare a seguirci e ci vediamo noi al prossimo video. Ciao!